quattro corridoi merci che attraversano l'Italia hanno una sicura valenza sia strategica che commerciale, sia per l'Europa che per l'Italia. A livello europeo stiamo parlando di quattro corridoi che sono parte integrante della rete ferroviaria merci costituita dal regolamento UE 913/2010 che prevede la costituzione e l'operatività di 9 corridoi merci con l'obiettivo di migliorare la competitività del trasporto merci internazionale, di facilitare soprattutto la circolazione tra i merci evitando il più possibile le rotture di carico lungo le sezioni transfrontaliere. I sportelli informativi o Corridoi One Stop Shop rappresentano una sicura opportunità per migliorare la competitività del trasporto ferroviario merci, nel senso che questi sportelli sono stati concepiti con l'idea di fornire informazioni sul funzionamento dei corridoi merci ai richiedenti, ma allo stesso tempo il vero valore aggiunto del sportello informativo è quello di offrire tracce ferroviarie internazionali armonizzate di elevata qualità. Questo potrà consentire di ridurre significativamente i tempi di percorrenza e quindi consentirà al trasporto merci ferroviario di essere maggiormente competitivo. Rappresenta, ripeto, l'occasione attraverso la quale i diversi attori della catena, e quindi il gestore dell'infrastruttura, le imprese, i terminali, i porti e gli stessi rappresentanti dei ministeri coinvolti dai diversi corridoi, mettono insieme le proprie forze per trovare soluzioni atte a migliorare la competitività del trasporto merci ferroviario. Ci sono grandi prospettive di crescita del trasporto merci internazionale, possiamo solo pensare ai flussi di traffico che attraversano i canali di Suez, che oggi sono quantificati in circa 850 milioni di tonnellate di merci, e di questa grandissima quantità, di questi volumi di trasporto, una buona parte potrebbe essere sicuramente catturata dal trasporto ferroviario internazionale. E se consideriamo, ripeto, la provenienza di queste merci dal canale di Suez, possiamo immaginare quale potenzialità potrebbero avere i porti italiani nello sviluppare questi flussi di traffico e nel rilanciarli verso l'Europa centrale.